Altra faida in corso, la faida principale è la seguente. Sì. Ieri il signor Gibba ha dato in onda il numero di Gigi il milionario. E non è vero. No, cosa? No, vero, no, no, non, mi, non fare una merda! Bugiardo! Allora, c'è una sola cosa che infastidisce di brutto Gigi, sì, ed è quella di dare il suo numero in diretta, perché poi gli ascoltatori infogliati lo torturano per ore. No, per giorni, che per ore. Allora, cosa è successo? Il merda di Gibba, dopo che ha iniziato a mandarci mille messaggi Gigi dicendo no, 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 che cazzo avete detto, mi stanno massacrando, eccetera, ha girato tutta la colpa su di me. Caro amico Gigi, tu sai benissimo che io ti voglio tu bene. Tu sei un bastardo. Tu sai benissimo quanto Mazzoli sia un manovratore. Io! Un manovratore di registrazioni di scenette. E comunque ieri sera io sono andato allo stadio con il mio amico Gigi. Sì, e così ti sei giocato le tue varie carte. No, è successa una cosa che poi io purtroppo non posso dire, la dirò alla fine della faida. Sì, sì. Che, diciamo, lo ha riportato un po' dalla mia parte. Allora, è successo questo: io ieri ho chiamato Gigi in gran segreto. Sì. E praticamente gli ho spiegato, gli ho fatto riascoltare il pezzo della puntata incriminato. E lui lì è diventato il mio vero migliore amico. Sì, perché la verità è questa. Allora, c'è chi ha un sogno nel cassetto, che è quello di diventare milionario. C'è chi ha un sogno nel cassetto di diventare velino o calciatore. Sì. Mazzoli ha un altro sogno nel cassetto. Quale? Vuole come amico Gigi. E ci deve riuscire, perché lui ha questa missione dentro di sé. È lì che vuole arrivare. Vuole che Gigi diventi suo amico. Che e forse ce l'ho fatta, ragazzi. Ci colleghiamo con il caso del giorno, vai. Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Caso del giorno. Dopo circa 10 anni di lotte fra Mazzoli e Gigi, finalmente è venuta fuori la verità. La causa di tutto è sempre e solo lui. Quel bastardo di Gibba. Nella puntata di ieri, il DJ Gibba ha dato nuovamente in diretta il numero di Gigi il milionario. 331 sì. 89 69. Ma furbescamente cerca di girare la colpa sempre su Mazzoli. Sempre su Mazzoli. Ma questa volta Mazzoli ha un asso nella mutanda, con qualche virgoletta marrone. E finalmente convince Gigi che il vero merda è Gibba. È Gibba. Cosa c***o vuoi? Migliore amico? Amico mio, scusa, pensavo fosse il brasiliano. No, no, ascolta, ti ho chiamato. Siccome so che il merda, so che il merda stasera cercherà di plagiarti. Ma tanto non ce la fa, lo sai. Ormai no, non io per essere corretto ti faccio riascoltare bene il pezzo incriminato. Sentiamo, amico. Aspetta. Dimmi. Ma smettila. Ma attenzione, ragazzi. È già arrivato l'SMS? No, se volete anche voi dare la vostra opinione e parlare con Gigi. Bravo. Ricordatevi che c'è una password da digitare. Sì. Dovete fargli la domanda. Sì. Ma è vita questa? 331 sì. 89 669. Sei veramente un merda. E poi mi chiamo e dice, amico, no, guarda che non ti far infognare. Cioè, Gigi, hai qualche dubbio? No, no, zero. Cioè, la sua, guarda, ho già chiamato un notaio, ho già fatto tutte le modifiche. C'è un solo nome. Qual è? Il tuo. Grande, Gigi, grazie, davvero. Vuoi no, dire no, che. Scusa. Amico, e d'ora in avanti non ti botterò mai giù più la linea, solo se chiama lui. Va bene, dai, adesso cambiamo le carte in tavola. Ti faccio chiamare da lui adesso. Va bene, ok, fammi chiamare e vedere come finisce la chiamata. Gigi, comunque io ti voglio bene, davvero. Anch'io, amico, caro. Ma no! E Gibba? È una merda. Ma no! Sei un manipolatore dell'informazione anche tu. Io! Fai schifo, me ne pagherai. Chi ha ragione, ascolta, chi ha sentito la puntata di ieri può confermare che il numero l'ha dato Gibba, quindi 340 4315 105. Qualcuno di voi vuole che i leoni di Lernia resti nello zoo?